infatti siamo la pizzeria La Lucciola Castelmaggiore, non la lanterna come pensa Naldi, La Lucciola. C'è chi prende fischi per fiaschi, lui prende lanterne per lucciola, cioè vabbè, insomma, dai, ma cercate di capirlo, insomma. Tanto è vero che ha detto vai lì e fai la pianorese, lui ci ha provato, insomma. Allora, intanto voglio sapere da una persona seria come va il mio amico Greg. Greg è un gran portiere. Sì, vabbè, questa è un'esagerazione. Allora, è un cigno ignorante, ha un cane che fa schifo e non sa stare in porta. Tutto il contrario. Tutto il contrario. Averne dei portieri così. Averne dei portieri così. Se non fosse per lui, invece che 30 sarebbero 60. Però gli è venuta l'ernia del disco, forza di piegarsi, eccetera. Non era abituato a fare tanti allenamenti. Ecco, guardate le vesti. Il figlio come va? Il figlio va abbastanza bene, ha ripreso, è ancora un po' all'80%, via. Senti, però allenare dei portieri di questo tipo ci si diverte anche, cioè dà soddisfazione. Molta soddisfazione, poi per me è una prima esperienza, quindi stiamo lavorando molto bene, stanno venendo fuori degli ottimi risultati secondo il mio punto di vista, anche se la squadra sta dimostrando altro. Beh, ci voleva della pazienza, era scontato, era prevedibile. Poi vuoi dire, non credo che la classifica sia vera al 100%, nel senso che certe partite a un certo punto prendono una piega scontata perché il risultato è quello. Purtroppo è così, in effetti abbiamo pagato alcuni episodi e pagati tanti episodi purtroppo, però siamo giovani, siamo inesperti, speriamo che andando avanti cambi qualcosa. Senti Claudio, comunque è un progetto che è partito, quindi è solo la pietra iniziale. È la partenza con tutte le difficoltà che ci sono, che si possono immaginare, ma il progetto va avanti. L'idea è quella della società di rinforzare la squadra e di vedere adesso tra dicembre e gennaio cosa si può fare. Quest'anno l'obiettivo è quello di salvare comunque la categoria per poi andare avanti e partire, consolidare e vedere di fare qualcosa nel futuro. Chi è quel giocatore là? Quello è uno dei più bravi, una persona bravissima. Perché è l'unico che è venuto stasera, uno dei più bravi, per quello. È in rappresentanza di tutti gli altri, chiaramente. Ha una delega lì in tasca molto ampia e qua lo devo ringraziare, anzi, poi è lì. Allora, ti passo il microfono. Come va il morale? Cioè, al di là di questo, voi comunque pensate di essere ancora in gioco? Perché comunque la classifica e il campionato lo Il campionato è iniziato da poco, dai, e a Pianoro c'è la situazione per fare bene, si sta bene, c'è un gran gruppo, oh, mancano i risultati adesso, però io sono convinto che arrivano perché io vedo i ragazzi quando entrano in campo la voglia che hanno e sono sicuro che quando inizia a girare dalla nostra parte, cavolo, oh, arrivano i tre punti, arrivano. Anche perché l'anno scorso era successa una situazione molto simile, poi a un certo punto la squadra si era ripresa. Poi diciamo che comunque il campionato era molto impegnativo, forse per una squadra anche molto giovane, molto rinnovata. Quindi quest'anno forse avere un po' di pazienza pagherà sicuramente di più. Ci vuole la pazienza perché siamo una squadra giovane, anche se si vedono in giro tantissime squadre giovani, noi forse siamo la più giovane del campionato. Io vedo che ogni volta che proviamo a fare qualcosa ci viene, allora devono soltanto girarci bene le situazioni, perché abbiamo giocato bene tutte le partite, sembra che non debba arrivare questa vittoria. Io invece sono convinto che tanta pazienza e caparbietà arriva a questa vittoria. Allora, senza parlare della Pianorese solamente, poi dopo ne parliamo con Mirko e Michel, la classifica, almeno per chi è in alto, secondo te è molto reale? La classifica ci sta favorendo perché comunque noi non stiamo facendo molti punti, però basterebbe una piccola vittoria che ci mettiamo con due vittorie cambia tutto, sì, per noi, quindi ci basta quella vittoria che ci dà la fiducia che ci vuole per andare avanti. Parlando invece del vertice, le squadre che sono in alto sono meritatamente nella loro posizione perché è un campionato molto equilibrato. Sì, io penso di sì, c'è il Porretta mi sembra davanti che sta facendo un buon campionato, è una buona squadra, poi anche altre, noi abbiamo incontrato l'Osteria Grande, siamo riusciti a fare una buona gara comunque e vediamo come prosegue. Allora,
Mirko, il Porretta che oggi dà uno sconfitto, il Carlino vuole male al Porretta. Alzati perché se no non ti vedono, ad Amola non ti vedono. Allora, il Porretta sconfitto per forza, cioè le volevano... Come mai queste cappelle? Pioppo, esatto, che sembrava avesse punito il Porretta, invece il Carlino ogni tanto manca di queste cose. Anche lo stesso Zannerini, che ha scritto l'articolo convinto che il Porretta avesse perso, invece il Porretta ha vinto, vittoria importante con questa Estimolese. Non mollano dietro perché non molla il Fossatone che vince 2-0. Non molla il Cotignola che vince a Castel Bolognese e il Medicina che ha fatto un bel colpo vincendo a Futa, sul campo della Futa, e tra l'altro Futa che incontreranno proprio la Pianorese domenica prossima. Mario, domenica col Futa bisogna fare risultato. Domenica bisogna fare assolutamente risultato e dopo anche il morale della squadra, che la squadra c'è, lo spogliatoio è unito, i ragazzi sono tutti molto amici. Secondo me dopo si potrebbe fare un bel proseguo di campionato. Potrebbe essere finalmente la vera partenza. Tu Michele invece che sei informato sui risultati. Guarda, li ho appena sfogliati perché di solito l'ho detto, io seguo seconda e terza, però mi posso ampliare anche alla prima. No, secondo me il risultato importante l'ha fatto il Cotignola, che ha vinto 2-1 a Castel Bolognese. È un gran colpo esterno e ha fatto un gran colpo anche il Tozzona, che ha vinto con l'Osteria. Comunque era una squadra in forma, veniva da dei risultati importanti. E... Tozzona, ricordiamolo, ripescato. E sta facendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa. Allora, ricordo il Cotignola dell'amico Massarenti, ex Mezzolara, ex Poggese. Una squadra fatta per vincere. È partita malissimo. Però adesso piano piano sta scalando. Noi ci siamo visti con delle immagini per un Pianorese Riolo Terme, dove è successo di tutto e di più quel giorno. L'elicottero nel secondo, lì che mancava solo l'invasione delle cavalette nel secondo tempo, e poi le avevamo provate tutte, le misure del campo che probabilmente sono state fatte in un momento un po' particolare del nostro custode, e che vabbè, l'abbiamo sistemato comunque. No, guardando la classifica si diceva, cioè voglio dire, è chiaro che demoralizza un po', però io è qualche settimana che alla sera vado a vedere anche le altre graduatorie, le altre classifiche, e vedo che nell'eccellenza, l'ultima dell'eccellenza è una squadra giovane, l'ultima del nostro girone della promozione è una squadra giovane, noi siamo ultimi nel nostro girone, che in comune noi queste tre squadre abbiamo un'unica cosa, che quest'anno sono state testate completamente scaravoltate, sia a livello societario che anche a livello proprio di tecnico, a livello di squadra. Diciamo che come società eravate preparati. Esatto, evidentemente poi può essere un po' più dura, pensavamo un po' meglio, un po' peggio, però questo. No, l'unica cosa che mi preme veramente dire, lo dico qui che c'è Andrea, che come anche gli altri giocatori, che non si facciano prendere dallo sconforto, perché comunque la società c'è, ha intenzione di andare avanti, ha intenzione comunque di avere un progetto, ha un progetto abbastanza interessante che tra l'altro avrà anche degli sviluppi societari da qui a breve, e comunque di resistere, di non mollare come stiamo facendo noi dirigenti, e provare di portare a casa comunque a fine campionato la pagnotta. Per cui quest'altro anno saranno evidentemente momenti diversi. Beh, non era facile dopo tradizioni pluriennali a Pianoro, dove si è abituati a un certo trend eccetera, dirigenziale eccetera, mantenere innanzitutto alcuni personaggi fondamentali, perché ricordiamo che comunque a Pianoro tuttora, merito anche della nuova dirigenza, c'è stato un passaggio indolore, quindi con figure come Agostino e tanti altri giovani intorno al campo che sono fondamentali per la gestione di una società. E la società nuova ai vertici era ben cosciente, ne abbiamo parlato anche quest'estate, era ben cosciente di quelli che potevano essere i mezzi, le possibilità, ci sta, cioè vuol dire, non, d'altronde i tempi non sono più quelli.
quello che credo che paghi comunque a livello umano e morale sia quello di dire la verità, quindi piuttosto che fare come tante società che fingono e poi a dicembre smettono, non pagano, non esistono, IVA, IRPEF sono due cose strane, meglio essere, come dire, sinceri, umili, essere ultimi, meglio essere ultimi che essere finti magari al quarto, quinto posto, sì, poi arrivare fino in fondo. I ragazzi, credo, almeno per quello che abbiamo visto noi in allenamento eccetera, hanno comunque questa moralità, cioè non sono, lui l'ha testimoniato, è stata la prima cosa che ha detto, quindi è importante crederci, poi magari non ci si arriva, chi se ne frega, vuol dire, uno fino in fondo, è il campo che lo decide. Ci sono anche tante squadre che si illudono e poi non arrivano da nessuna parte, Mir. L'esempio in eccellenza lo sappiamo. No, non lo so neanch'io. Non lo so. Può essere il Rimini? Boh. Esiste ancora? Ma no, purtroppo è così. Adesso bisogna tornare al calcio di una volta, c'è niente da fare. Bisogna seguire la zona. Se il calcio pane e salame con Aldi siete pazzi. Ah, quello è vero. Però è vero, per risolvere il fattore economico bisogna puntare sulla gente del posto e sui ragazzi del posto. È l'unica strada che può portare a dei risultati, magari non immediati, però puoi risanare il bilancio, puoi portare anche la gente allo stadio, perché comunque quando hai ragazzi del posto che giocano nel proprio paese, gli amici, le amiche, parenti vengono a vedere la partita, no? Mariotti se riesce. Io credo che Naldi sia d'accordo con me. D'accordissimo, difatti questa è stata la scelta che è stata fatta quando siamo partiti quest'estate. Principalmente siamo partiti da lì con quest'idea, come dice il nostro presidente, il calcio low cost, perché tanti tempi in termini finanziari, oggi i tempi sono questi, dove il 90% del nostro budget, come dicevo con anche altri ragazzi, con i giocatori, l'abbiamo comunque destinato già all'inizio per organizzare la società, in maniera che i ragazzi che vengono a giocare, i giocatori che vengono a giocare, facciano il loro sport che gli piace, che nella più assoluta tranquillità, organizzazione, medico, non medico, convenzioni, il massaggiatore e via andare, cioè tutto quello che serve per giocare, per essere tranquilli. Un servizio della società dove i ragazzi vengono a giocare e possono venire anche in mutande, che a casa vanno in mutande, perché la società gli fa qualsiasi tipo di servizio di lavanderia, anche dei tre giorni di... Però non so se le mogli sono poi d'accordo. Mogli ce ne poche. Vabbè, morose quelle che sono. No, ecco, questa... Poi se viene fuori qualcosa di altro dal paese, dal territorio, ben venga, come cerchiamo di fare, di rafforzarla appunto in questo momento per dare una mano, un puntello a questi ragazzi che comunque ne hanno bisogno, insomma. Però ecco, l'incentivo è quello là, è l'obiettivo comunque, senza comunque stravolgere il progetto di quest'anno, il progetto di quest'estate. Va avanti per quella corsia. Ovviamente strada facendo ci siamo resi conto che le nostre forze del territorio, come dico io, della vallata, perché Pianoro è su una vallata, ecco, non sono sufficienti oppure non ci danno quello, e andiamo a dare una mano, a vedere di rafforzare e far crescere anche questi ragazzi, perché con della gente con esperienza tipo Andrea ed altri possono solo dare una mano a questi giovani a crescere, insomma. E poi soprattutto, facendo un altro tipo di discorso, facendo tornare anche al Bologna Calcio dei ragazzi del territorio, perché ultimamente si va a pescare un pochino fuori. Sembra che comunque Tarantino stia iniziando ad avviare anche questo discorso, quindi tanto di guadagnato anche per voi. No, certo che però i ragazzi giovani si devono rendere conto che per avere dei risultati bisogna fare dei sacrifici. Noi lì nel nostro territorio abbiamo un esempio eclatante, che è il famoso Marco Maini, che è il figlio di un allenatore, che è un ragazzo normalissimo, tranquillissimo, senza procuratore, che va a scuola come tutti gli altri, è un 95 ed ha già fatto 4 presenze in Serie A in panchina col Bologna. E anche in nazionale. In nazionale ormai è 2 anni insieme a Capello, che viene convocato regolarmente, non solo. E poi giovedì nell'amichevole ha fatto tutto il secondo tempo, ed è un ragazzo normalissimo che va a scuola, c'ha la ragazza, e però si sacrifica, bisogna fare anche questi sacrifici. E questo un pochettino
probabilmente i ragazzi giovani se lo sono un po' scordato. Andrea gli potrebbe fare un po' da maestro anche. Tu cosa ne pensi? Io devo dire, sono stato a Pianoro 5 anni fa, la prima volta, e ho giocato una stagione a Pianoro. Ci sono tornato quest'anno e c'è una cosa che non è cambiata. Da quando inizi il primo giorno di preparazione ti senti parte di qualcosa di grande, di importante. Perché? Perché hai Agostino, sempre pronto a darti quello che ti serve, ad aiutarti. Hai un direttore sportivo, hai un presidente, hai una struttura comunque che ti avvolge, e quindi questo devo dire che non è cambiato negli anni a Pianoro. Devo dire che a Pianoro si sta bene, l'ho detto prima, a Pianoro si sta bene, quindi questo è una cosa che io sono 15 anni che gioco in prima, in promozione, e non è da tutte le società. A Pianoro si sta bene. Allora, quello che ha appena detto Andrea è un complimento grandissimo, cioè, perché detto da un giocatore che potrebbe scegliere onestamente dove giocare, credo che sia la cosa più bella che una società possa come dire, aspettarsi e pretendere. Quindi, e non è una cosa costruita, non ce n'è bisogno. Fare società, cioè sentirsi appartenere a qualcosa, questo blasone, una situazione in cui tu ti senti partecipe, nel bene e nel male, come matrimonio, alcune cose vanno bene, alcune vanno male, non sempre sono tutte le cose positive, però credo che sia la cosa più importante. Andiamo a fare un salto in prima categoria nel girone quello modenese, quello dove il Colombaro vola? Colombaro vola, 5-2 ieri, quindi a Marco Orpio. Con lo Spilamberto, è vero. È la pista e la birra. No, Spilamberto 5 gol. Sì, anche perché lo Spilamberto era anche passato in vantaggio. No, aspetta, non dico. Contro lo Spilamberto è una prova di forza. Dove ti è venuto? Fammi dire come ti è venuto così. Guarda quante squadre hanno fatto 5 gol lo Spilamberto. Quante? Tante. Una. No, comunque no, a parte questo, lo Spilamberto era anche passato in vantaggio, quindi la reazione è stata immediata, puoi vincere poi 5-2, non è facile, l'ha dimostrato. È tornato la vittoria, ancora il Sala vince di Rosa, sempre su rigore, però rigore decisivo, 1-0. C'è questa Savignanese che invece ieri era incappato in un pareggino, 1-1 se non ricordo. Beh, devo guardare perché purtroppo non ricordo tutto. Fatto 1-1 a Castelnuovo, subito un pareggio alla fine da Tolari su rigore. Castelnuovo che squadra in salute, che era partita male, aveva più o meno la stessa rosa dello scorso anno. Castelletese sta piombando in basso. Signora, ha vinto 3-0. Corrotelli, Vignola di Benassi, ex Crevalcor. Come ha giocato? Bene? No, e poi c'è stato lo solito spettacolo del Maranello. Altre 7 gol a Maranello. 4-3 l'airone del... Vabbè, c'è, ma non nominiamo di chi. E l'airone che è sempre nei bassi fondi. Anzi, credo che sia ultimo adesso perché il Gorzano era pareggiato. Il Gorzano ha pareggiato, dovrebbe essere ultimo... No. Non è ultimo, ma è la Castellettese, però gioco spettacolo, va bene, però bisogna quadrare un pochino la difesa, perché farsi rimontare, ieri non è stato il caso, ma farsi rimontare credo 3-4 volte già nell'anno e perdere non è molto piacevole. E poi il Cavola non ha giocato. Il Cavola non ha giocato e capo impraticabile, ce n'erano dei peggiori nel girone C, a Luzzara ci poteva andare a pescare, per esempio. Ma è vero che i giocatori nascono sotto il Cavola? Io sapevo Carpinetti. Battutaccia ignobile di... Taglia. Io taglierei, no, ma... L'alternativa è che non le porta la Ciccone, ma le porta l'airone. È vero, no? Ma le porta Andrea Roma, le porta. È in serata, esatto. Agitato gli ormoni. Solo a lui? No, a me no. No, fa. I miei compagni del Borussia però un po'. Ah, perché te no. Vabbè. Sì. Vabbè. Invece il zio Caio. Data male. Da San Carlo, posso dire una cosa? Allora parla tu. Solo una cosa. Allora,
Oh, avete perso. Però, ascolta, c'è più capelli. Però avete perso dalle patatine, cazzo. Avete? Io non c'entro niente. Allora, tu basta che guardi i risultati di domenica. Un Cavina ha fatto un punto e un Cavina ne ha fatti zero. Secondo te quale Cavina ha fatto il punto? Bravo, ti sei già risposto. Fatto il punto quando vinceva. Abbiamo preso con il 90esimo, quali sono dei dettagli? E mi hanno tirato giù, vabbè. Zio Caio hanno perso 3-1 secondo me contro la squadra più forte del girone. Perché anche se il Gran Amica è davanti a 4-5 punti di vantaggio. Sta cominciando a frenare perché anche ieri ha vinto 3-2 fuori casa, ma ha fatto gol all'85esimo, 86esimo. Quando volete voi da casa? Più o meno. No. Era per far capire che erano gli ultimi minuti. E secondo me comunque la squadra più forte resta a San Carlo. Ieri ha vinto 3-1 con lo sponsor Amica Chip. Amica Chip. Mi dispiace tutti. E vincere 3-1 con Di Fiume non è roba da tutti. Gran gol di Melucci, poi il Codifiume. Tifosi sempre straordinari, anche finita la partita, applausi, cori, sempre vicini ai giocatori. E il Codifiume erano 29-30 partite consecutive che non perdeva. Andare a vincere 3-1 sul campolino non è facile. Il San Carlo secondo me resta la favorita a vincere il girone. Per quanto riguarda dietro, peccato l'Argelatese, non è riuscito a fare risultato neanche stavolta. Ha perso 1-0, è rimasta in 10. La situazione ad Argelato è complicata, secondo me. Molto complicata, forse qualcosa cambierà. Allora, ma comunque sono consapevole anche ad Argelato. Allora, voglio sapere da Andrea, torniamo al girone E, se è vera la chiacchiera secondo cui Kayumi sta pensando come Auma, come giocatore di fascia di corsa. Ne stiamo provando diverse, una soluzione potrebbe essere questa. Sì, poi stiamo anche cercando un mastino napoletano da schierare in difesa insieme a Auma, quindi vediamo, sono alcuni accorgimenti che stiamo cercando di prendere. Scusa, Caio, scherza, no? Perché lui ti prende sul serio. Cioè, a dimostrazione che la società le sta provando tutti per salvare la categoria. Prossima amichevole, Lourdes, cioè che si prova tutto. No, vabbè. Però quello che è spettacolare è avere questo spirito, non perché siate già retrocessi, però sapendo che comunque poi la vita è diversa e quindi bisogna poi prenderla con lo spirito giusto. Assolutamente, anzi dovrebbe essere quello anche lo spirito con cui si va in campo, perché forse si riesce a fare delle cose che adesso non riusciamo a fare. Certo, la pressione non aiuta. No, assolutamente. Allora, ringraziamo gli amici della Pianorese, un grande in bocca al lupo. Noi andremo a vedere, perché la loro onestà, noi continuiamo col nostro reality, stiamo raccogliendo le immagini tra le palle, noi ci siamo in pieno. Ringraziamo Mister Mario, perché cioè, solo per allenare Greg gli darei un premio doppio, cioè solo quello, perché credo che sia uno dei giocatori più stupidi dell'universo calcistico. Calcoliamo solo gli anni che ha passato sotto il Bologna di Vagagini, quindi solo questo la dice tutta, insomma, quindi ha un input, ha un imprint, non, come si dice? Input, imprint? Implit. C'è un esplicit particolare. Grazie, in bocca al lupo, un grande applauso davvero alla Pianorese. Siamo sicuri che alla fine il risultato ci sarà, che sia quello agonistico, quello societario, quello del progetto, c'è, perché tanto si può arrivare al risultato, alla mira, a quello che è l'obiettivo, su tante strade, su tanti percorsi. Loro ci stanno arrivando, rimanete con noi. Come si mangia qua? Qui malissimo. Malissimo? Sì. Lo sconsigli? Sì, vivamente. Allora, dall'altra parte, tanto è tutto pieno qua, che te frega. Appunto per quello. Ben trovati, siamo alla... Sua, la birra è sempre sua. Allora, la tua birra è là, la stanno cercando. Comunque di solito qui parliamo di calcio, non te lo volevo dire, ma questa trasmissione di solito parla di calcio. Te parli di calcio? Parlano proprio tutti di calcio, pensa un po'. Giochi a calcio o di calcio? Gioco. Pratico il calcio, diciamo. Quindi abbiamo due ospiti, hai visto? Che non sono né Mariotti né Lacci. Abbiamo Borussia e Borgo. Borussia e Borgo, però. Abbiamo Luca De Bellis, difensore centrale del Borussia. Ciao a tutti. E Pippo Calori, bomber e capitano del Borussia. Buonasera a tutti. Esatto, così è perfetto. Sta facendo una bruciatura. Possiamo parlare di seconda, io direi. Abbiamo due ospiti chiamati apposta. Se non sfonda la porta la moglie del press. Che dire di questo Borussia? Parliamo del nostro girone. Il Borussia va
bene, secondo me, perché anche ieri ha fatto un grande risultato, ha fermato l'Emilia sul proprio campo, ma De Belli scossa la testa perché potevamo vincere. Abbiamo preso un gol al 94esimo minuto di gioco dopo averne sbagliati 6 davanti alla porta, però diciamo che a posteriori siamo abbastanza, diciamo, molto molto incazzati, però diciamo che vista da prima della partita è un buon risultato, anche se potevamo avere già 13 se non 15 punti visto anche le altre due partite prima, soprattutto quella col quarto dove siamo stati rimontati al 97esimo. Questa volta noi dobbiamo giocare 88 minuti. L'ho scritto su Romagna Sport che io toglierei l'extra time per il Borussia perché prende puntualmente gol nei minuti di recupero, al contrario del, allora, al contrario del Cordicelle che prende gol al primo minuto. Ma comunque, aspetta che c'è l'intervento. Comunque da spettatore, visto che sono infortunato, dico che i ragazzi stanno crescendo e probabilmente nelle prossime giornate faremo i punti che meritiamo. No, questa è un'affermazione importante perché il Borussia, visto soprattutto nelle prime uscite in Coppa con l'Emilia, a Persiceto, è tutta un'altra squadra rispetto a quella che sta giocando adesso. Sì, inizialmente eravamo partiti male, poi con qualche accorgimento di mister Musiani, che è un bravissimo allenatore, siamo riusciti a tornare in pista e a fare dei punti importanti per la salvezza, che è il nostro obiettivo. La cosa incredibile, tornando alla partita di ieri, che nonostante abbiamo preso gol al 93esimo, comunque abbiamo avuto la palla per vincerla all'ultimo minuto. Ma un tuo compagno di reparto si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sì, diciamo che in quell'occasione abbiamo veramente avuto anche sfortuna nell'avere l'unica persona che non poteva fare gol. No, non diciamo il nome. È già stato messo fuori rosa per le prossime tre partite, però va bene, dai, è andata così. Alla fine ha fatto una buona partita anche lui durante il match. Ma secondo me la cosa importante che va ricordata è che questa società è nata solamente 2 anni fa. Ha vinto subito il campionato di terza appena è stata iscritta. Non è vero? Secondi. È vero, avete ragione. Secondi, state ripescati. E quest'anno comunque sta disputando una buona, cioè un buon campionato. Stai dicendo la bugia perché questo è un gruppo storico di ragazzi che si conoscono da te. I nomi delle società cambiano, ma voi siete un branco di amici. Siamo sempre amici. Siete sempre voi ed è bello perché credo che poi alla fine la seconda, la terza, la prima sono sacrifici. Quindi essere amici ripaga molto di più di quello che può essere un campionato di qualsiasi livello. Non, la squadra quest'anno non è cambiata, a parte qualche innesto, Michel. Un buon giocatore, Magrini, Simone, che non mi ricordo mai, si chiama Daniele o Simone, perché si chiama Daniele Simone, quindi comunque si prendo, e mio cugino Mattia Giuliani, il bomber Fabio Arcuri, che sta facendo tanti gol, e poi adesso non so, mi scordo qualcun altro. No, allora, tanto mando un saluto a Fabio Arcuri, allora sei un grandissimo giocatore, detto lo squalo, giocatore che ho avuto il piacere di avere purtroppo per poco tempo all'AME, uno dei giocatori più forti, non solo di seconda, bravo, passa davanti perfettamente, sei stupendo, sei bellissimo, allora lo stesso, te lo puoi permettere, con quel fisico che ti ritrovo te lo puoi permettere, no ma si figura, è un piacere per noi della televisione. Allora, dicevo, Fabio è un grandissimo giocatore che può giocare anche a livello superiore. È uno che sente molto la partita, quindi la sua sentir molto la partita alle volte lo porta a eccedere, però è un generoso, quindi comunque gli va riconosciuto di essere un grande. Sì, corre dal primo all'ultimo minuto e magari col modo di fare che ha qualcuno può dar fastidio, ma è comunque un gran giocatore. E se siamo arrivati al punto, cioè adesso abbiamo comunque, quanti punti abbiamo? Che abbiamo 11 punti. Se ci salviamo è anche merito suo. E poi trovare uno che batte le punizioni. Vabbè, Fabio ha molte caratteristiche positive, anche alcune negative, però diciamo che anche la nostra società è nata per raggruppare degli amici e giocare tutti insieme. Noi abbiamo fondato la squadra l'anno scorso in 5 e siamo venuti via dal Deportivo Panigale soprattutto per permettere di giocare a tutto il gruppo di amici. Chiaro che anche subito andare in seconda dopo il primo anno è una grandissima soddisfazione, anche perché comunque ci si è lasciati dietro squadre con del nome tipo Atletico Borgo, Sant'Agatese, e siamo molto contenti. Poi adesso con i nuovi arrivati speriamo di almeno salvarci, perché se ritorniamo giù vuol dire che sono andati peggio.
siate consapevoli dei vostri mezzi, non cambierebbe, adesso facciamo i scongiuri, non siete la squadra quotata, perché ho visto di peggio, adesso non vi ho visto giocare, però vi conosco per come avete giocato gli altri campionati, vuol dire, credo, da Dozza parlo, quindi credo che ci siano squadre che rischiano un pochino di più, qualcuna che conosci te, ad esempio la Libertas Gepa del vecchio Bevilacqua, che però Bevilacqua, quello che Ciccio, salutiamo Ciccio, però vuol dire, credo che alla fine il campionato però stia dimostrando che ci sono delle squadre veramente quotate, perché ci sono il Persiceto, destinato secondo me a vincere il campionato dopo queste ultime domeniche. Te l'ho già detto chi lo vince il campionato? No, il Funo. Funo, non ho niente contro il Funo. Credo che il Persiceto abbia più individualità per fare... Funo le ha, perché basta vedere Finessi in mezzo al campo e altri giocatori, però il Persiceto è squadra e alla fine anche quello dice la sua. Poi ci sono, c'è il quarto, c'è il Bentivoglio stesso, cioè fior fiore di squadre, il Decima da non sottovalutare, sono squadre, l'Emilia che sì, sembra che stia perdendo punti, ma l'anno scorso è arrivata seconda, ormai è 2-3 anni che si arriva sempre terza, sempre lì eccetera, sono squadre molto valide, credo che sarà un campionato molto equilibrato e quindi questo vorrà dire in fondo, nella media, in fondo classifica, portarsi via dei punti. Perché comunque all'interno del girone magari c'è chi ha meno punti, comunque se andiamo a vedere i risultati qualche squadra di bassa classifica ha portato via punti all'Emilia, esatto, quindi è un girone molto equilibrato che comunque chi lo vincerà sarà la squadra più esperta e sicuramente farà meno errori durante tutto un campionato, però comunque ogni partita è una partita a sé, quindi bisogna giocarle tutte al massimo. Anche perché molti giocatori hanno abbandonato categorie superiori come Forti, che è andato nell'Atletico Borgo già l'anno scorso, proprio perché tanto non ci sono più soldi, cioè non ci sono più motivazioni, le società ti prendono in giro, quindi a un certo punto è meglio giocare con gli amici, divertirsi, perché è calcio, perché quest'anno credo che il livello di categoria così alto non ci sia mai stato, quindi è calcio, è divertente e si può far bene. Te cosa ne sai? Infatti, non parlare con me. Diciamo che la nostra più grande soddisfazione è anche essere un gruppo che non ha mai giocato a livelli altissimi, ma sempre tra di noi, anche voi per scelta, voi perché veniamo Chievo e soprattutto anche dobbiamo ringraziare un mister che comunque ha vissuto categorie importanti e quindi anche ci sta dalle motivazioni, però dobbiamo anche secondo me ringraziare il nostro gruppo che anche l'anno scorso nei momenti difficili, comunque giocando con 12 infortunati, siamo riusciti comunque ad ottenere la promozione. Ringraziate il vostro il Cobra, Maurizio Arminio. No, ti dico, ritornando al discorso che faceva lui sul gruppo, io sono arrivato ad agosto in questa squadra e devo dire che il gruppo è veramente unito, sono un gruppo di amici che coltivano questa passione, che vogliono tutti raggiungere l'obiettivo, che sia quello dell'anno scorso di vincere il campionato, che sia quello quest'anno di salvarci, perché nonostante i buoni risultati... Si dica, i tifosi del Borussia, si dice qua, li ha portati. No, perché alla fine nonostante i buoni risultati e l'obiettivo, penso che sono d'accordo tutti che è quello di salvarci. Magari salvarci prima possibile, però salvarci. E devo dire che è un gruppo veramente affiatato che comunque ti aiuta a crescere, perché è la mia prima esperienza in prima squadra, una squadra di grandi, e comunque ci sono gente, giocatori che hanno già vissuto questa esperienza che mi stanno aiutando sicuramente a crescere, a formare, a fare la mia esperienza, quindi veramente un complimento a questo gruppo, perché ne vale la pena, ce ne fossero di gruppi così. No, facciamo una carrellata per vedere la squadra più forte secondo te che hai incontrato o che può essere quella del giro. Allora, la più forte che ho visto giocare è il Persiceto. Gioco con un mio amico, Daniele Vegetti, che adesso è fuori per infortunio, però è un gran giocatore. So che c'è Maini da loro. Che ha... Ignorante come la capra, Veggio, però è un gran giocatore. Veggio è ignorante, però è un gran mio amico e un gran giocatore. C'è Maini, che ha già fatto un paio di gol, una decina di gol, e quindi secondo me il Persiceto è la più forte. Hanno Flores, cioè hanno dei signori giocatori. Sì, sono una bella squadra, poi un bel gruppo. Lui dice il Funo, per te? Io dico anch'io Persiceto, però anche quello che mi ha sorpreso di più è il Bentivoglio, che comunque hanno tantissima corsa, ma veramente tanta, e anche Tomba che se passa la palla è veramente un bel giocatore. Ci sei gli altri gironi? Gli altri gironi? Non lo so,
Negli altri gironi la cosa... Vuoi sapere i risultati del nostro girone o gli altri gironi, girone E, girone M di seconda categoria? Il nostro girone, se vuoi, sottolinea la vittoria della Dozza. Dai, sottolineiamo. Dai, avete vinto col portastiera. Era importante fare il risultato pieno in casa. E ha segnato Mariani. Adesso abbiamo 3 partite, 9 punti. Qualcuno si è toccato i maroni, soprattutto perché la terza giocate contro di noi. E magari potremo fare 3 punti noi, cosa ne dici? Anche perché adesso 3 punti là non sono male. Ti dico che noi abbiamo 11 punti, ma stiamo ancora aspettando i gol di Calori. Perché ancora Bomber Calori ancora non ha avuto tanto spazio tra l'infortunio, la squalifica. Adesso sta segnando alcuni, ma abbiamo bisogno di un'alternativa, quindi aspettiamo tutti a braccia aperte Calori. Ah beh, sì, prima ha sottolineato Calori l'infortunio per giustificare gli zero più il rigore sbagliato, però alla fine noi non facciamo mai pesare responsabilità a parte sul portiere, a parte chiedere ad Arcuri. Se no, comunque noi, ripeto, ci stiamo divertendo e ci vogliamo divertire, questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo... Questi sono tutti tifosi, speriamo di continuare così. No, negli altri gironi c'è stato il match clou nel girone I, perché Bazzanese e Piandissetta hanno giocato contro. Ah, niente, oh, questo memoria. No, hanno giocato contro Bazzanese e Piandissetta, è finita 1-1. Quindi la classifica è rimasta invariata, la Bazzanese è sempre davanti, si mangia, la Bazzanese è sempre davanti, a più uno. Per quanto riguarda il girone M, così su un momento, non è che snoccioli i risultati in questa, anche perché qualcuno ha lasciato i fogli a casa, è vero, mi assumo le mie responsabilità. No, per quanto riguarda il nostro girone, a parte il Funo, la vera sorpresa è che il Funo ha perso contro il Bentivoglio. Che sorpresa poi tanto non è, perché il Bentivoglio l'abbiamo vista, è una squadra comunque tosta, ne abbiamo parlato anche prima. Il Persiceto ha vinto in goleada a Monterenzio e quindi è la nuova capolista di questo girone, per la prima volta non è sua. Si mangia Calori. Ma se no... ci sono Luca. No, siamo alla pizzeria La Lucciola, per tutti veniteci a trovare, qui siamo alla pizzeria La Lucciola in via Bondanello a Castelmaggiore. Per il Borussia! E quindi per la prima volta quest'anno non è più il Funo ad essere in testa del girone, ma è il Persiceto, che adesso è appunto davanti di un punto. Possiamo concludere. Posso ricordare solo una cosa, perché Pippo Calori voleva salutare i suoi amici dell'Atletico Borgo. Ciao a tutti, sono proprio amici. Va bene, ciao a tutti, state collegati con noi, presto torneremo. We'll be right back.
Ci sono anche persone conosciute alla Lucciola. Abbiamo incontrato i ragazzi del Borussia, esatto, i ragazzi del Pianorese, e che abbiamo incontrato Luca Luca. C'è Luca Luca. Buoni, buoni che c'è Luca Luca. Ascolta, ci vai a presentare dai i tuoi amici? Sì, 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 le presento io, dai. Allora, questo qua è il mister della terza categoria del Real San Antonio, Betto, per tutti Betto. Esatto. Buonasera. Buonasera a te, caro Luca. Io sono Bettelli Marco, per gli amici Betto, sono quest'anno guido la terza categoria del Real Sant'Antonio. Sant'Antonio che è una compagine di medicina che ha già una squadra in eccellenza. Veniamo dall'anno scorso dal calcio 7 al calcio 5, quest'anno abbiamo continuato la tradizione del calcio 7, ma abbiamo anche questa compagine in terza categoria, una compagine di ragazzi nuovi, alcuni anche la prima esperienza del campionato FGC. Abbiamo avuto un inizio abbastanza difficile, però adesso ci stiamo mettendo in careggiata. C'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia, i ragazzi sono seri e poi comunque siamo capitanati da Barbara Antinori e Pina Renzi, che collaboro con loro ormai da 2 anni, sono 2 persone squisite, perciò abbiamo tutte le carte in regola sia nel calcio 7 che nella terza categoria di fare un campionato molto buono. Stasera però abbiamo i ragazzi del calcio a 7. Stasera sì, stasera abbiamo grande maggioranza della compagine del calcio 7, prima persona è l'allenatore che quest'anno guida il calcio 7, Gabriele Migatta, insieme a una parte dei suoi ragazzi, una parte nuova e una parte del gruppo dell'anno scorso come Francesco Straface e Marco Angelini, che stasera sono presenti qua con noi. Direi che diamo la palla al mister allora. Presentati. Buonasera, mi chiamo Gabriele Migatta, sono il mister del Real Sant'Antonio Calcio a 7 e qui stasera siamo insieme a una parte dei ragazzi e alcuni del gruppo storico che sono cresciuti nel Real Sant'Antonio Calcio a 7, dove l'anno scorso abbiamo addirittura vinto il campionato CSI di Serie B, categoria Open. E quest'anno siamo già matematicamente classificati per la Serie A e quindi quest'anno sarà un'esperienza tutta nuova. Abbiamo dei ragazzi nuovi naturalmente, perché quando c'è il salto di categoria è necessario fare dei cambiamenti, e le promesse e le prospettive sono alte, perché sono tutti ragazzi giovani, hanno voglia di fare e sanno giocare bene a calcio, quindi speriamo che diano i risultati che al momento, imbattuti per quello che riguarda nei tornei di qualificazione, possano fare un campionato di Serie A degno e puntare ai piani più alti della classifica. Continuiamo con il bomber della squadra, che gioca anche in terza categoria, Straface. Ciao, buonasera, sono Straface Francesco e niente, mi chiamo il bomber, non so perché, basta. Continuiamo con... Intervenire un secondo? Certo. Perché c'è una notizia di mercato da darvi, c'è un nuovo giocatore della Dozza a questo tavolo. Lo presenti tu o lo presento io? Lo presentiamo insieme. Allora, uno, no, gli diamo il microfono assieme, in volata. Uno, due, tre. Mi chiamo Luca, voci dicono che sia il nuovo giocatore della Dozza da questa settimana, gioco anche calcio 7 appunto con i ragazzi del Real San Antonio e speriamo di andare bene da entrambe le parti. Proseguiamo con i giocatori del Real San Antonio, un'altra pedina fondamentale del Real. Ciao, sono Marco, gioco con questi disgraziati del calcio a 7 e poi gioco anche in una squadra di terza categoria dei Giardini, che in questo momento non stiamo andando molto bene, ma contiamo di rifarci prossimamente. Intanto abbiamo un altro componente del Real Sant'Antonio calcio a 7, il buon Puti. A Luca Putignano, numero 10, top player, goleador, assist man.
tutto fare, cosa? E basta, genio e sregolatezza, un po' tipo Recoba dell'Inter, tempi d'oro. E niente, il nostro obiettivo è arrivare a Riccione, dobbiamo cercare di vincere o la Coppa o il campionato. La squadra è attrezzata, tranne qualche giocatore che si mangia con sottoporta, però va tutto bene, tranne qualcuno. E niente, speriamo di andare avanti così. Perché in mezzo a tutti questi giocatori c'è anche due persone che non c'entrano veramente un cazzo. E con loro parliamo di figa, non niente proprio di meno che di figa. Come andiamo a figa? Parla lui. Andiamo a figa, bene. Ma molto bene, poi stasera siamo venuti in questo posto. Sì, abbiamo visto uno spettacolino niente male, devo dire che c'è stato un bel intrattenimento comunque. Ci sono state anche due miss che... Niente male, infatti una soprattutto che ha capelli un po' corti ma sembrava tanta roba. C'era da far bene. Tu niente da dichiarare? No, complimenti alla miss, mi associa. Si associa al complimento alla miss. E no, con la musica non ci resta che fare un grande applauso a questi ragazzi tutti insieme. Applauso! Applauso! C'è anche da festeggiare un grande risultato stasera, quindi l'applauso ha fatto doppio, perché questi ragazzi vincendo 11-1 stasera sono matematicamente in Serie A. Quindi tutti insieme un grande applauso e complimenti davvero da parte mia, da parte tua, da parte loro, da parte della miss e da parte di tutti. E c'è bello che il camera sta brindando per il camera poi, ma niente. Va bene, super, siamo in chiusura. Vi salutiamo tutti, state con noi anche. Torneremo presto. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight.